Radio DGS, l'informazione. Queste le notizie del giorno a cura della redazione di DGS News. Dall'agenzia ANSA Calabria, il sindaco di San Ferdinando Andrea Tripodi ha emesso un'ordinanza con cui ha disposto l'immediato sgombero della tendopoli che ospita i migranti impegnati in attività agricole nella piana di Gioia Tauro. Nella tendopoli nell'ultimo anno si sono verificati incendi che hanno provocato la morte di 3 migranti. L'ordinanza, tradotta in francese, inglese e arabo, è stata notificata a quanti vivono nella tendopoli. Inoltre, l'ordinanza di sgombero della tendopoli di San Ferdinando è la seconda che viene emessa dal sindaco del comune della Piana di Gioia Tauro. Il primo provvedimento, nell'ottobre del 2017, era rimasto inattuato. 42.000 euro per ogni comune calabrese per l'iniziativa Spiagge Sicure, che permetterà di assumere agenti della Polizia Municipale a tempo determinato per il contrasto al commercio abusivo sulle spiagge. In Calabria saranno coinvolti i comuni di Corigliano Calabro, Praia a Mare e Scalea in provincia di Cosenza, Cutro e Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone, Parghelia, Pizzo, Ricadi, Tropea e Zambrone in provincia di Vibo Valentia. Le elezioni provinciali di Cosenza, arriva il commento del coordinatore dei circoli del PD della circoscrizione Bruzia, Carmine Quercia, soddisfatto anche del risultato conseguito dal consigliere di Cetraro, Ermanno Cennamo. Il lavoro svolto dalla federazione cosentina con a capo il segretario provinciale Piannelli testimonia che il PD tiene ancora in provincia di Cosenza. Oltre 22.000 sono stati i punti assegnati alla lista Provincia Democratica, alla lista messa in piedi dal Partito Democratico, ed è un risultato questo che si sta per sperare, ma chiaramente sempre con i piedi saldi per terra, per continuare a proseguire il lavoro svolto in questi anni in provincia, ma soprattutto nei territori, nei nostri comuni. A Belvedere Marittimo il problema del randagismo ribadito dal coordinatore del Meetup, amici di Beppe Grillo, Gabriele Sangineto. Il movimento è anche pronto a scendere in campo con una propria lista alle prossime elezioni comunali. Come Meetup, seguito proprio a due serie episodi riguardanti il fenomeno del randagismo che sono accaduti nelle scorse settimane a Belvedere, ovvero quello del 13 febbraio dove due cani hanno aggredito e ucciso un cagnolino che era a passeggio con la sua padrona, e poi quello del 14 febbraio dove in pratica si è verificato che 5 cani randagi hanno assaltato e danneggiato un pollaio nella contrada Castromurro. Proprio per questo abbiamo scritto una missiva indirizzata al sindaco di Belvedere e anche per conoscenza alla polizia locale e alla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, sezione di Belvedere, avanzando appunto alcune proposte per questa problematica. Longobardi è un altro dei comuni calabresi del Tirreno Cosentino pronto a chiedere lo stato di calamità naturale a causa dei danni della bufera di vento e gelo che si è abbattuta sulla costa lo scorso fine settimana. Purtroppo, a distanza di 7 giorni, la conta dei danni non è ancora terminata. Ichikomori, ossia il fenomeno dei giovani che decidono di isolarsi nelle loro stanze e di vivere una vita avulsa dalla società. Un fenomeno in crescita anche nel mezzogiorno d'Italia. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Maria Sole Orrico nella sua rubrica Psiche. L'intervista è riascoltabile su www.radiodgs.net e sul nostro canale YouTube Radio DGS. Questa sera alle 17 presso la Casa di Laus a Marcellina di Santa Maria del Cedro la presentazione del libro a 33 giri di Francesco Presta. Oltre all'autore, il sindaco Ugo Vetere, modera l'avvocato Tiziana Forestieri. È tutto, grazie per averci seguiti.